Amati fratelli, amati giovani, oggi, prima domenica di Quaresima, contempliamo il Vangelo proposto in questo tempo di preparazione e siamo invitati, alla luce del Vangelo, a seguire le orme di Gesù per vincere ogni tentazione e rinascere dall'alto in Cristo. Lasciamoci guidare dallo Spirito di Dio, che come ha sospinto Gesù, così oggi sospinge noi nel deserto di questo mondo e sappiamo impugnare le armi della preghiera e innalzare lo scudo dell'amore fatto persona, Cristo, nel quale tutti i figli di Dio possano trovare rifugio e conforto. Lo Spirito ci esorta a prendere le distanze da tutto ciò che è peccato e male, a vivere il digiuno dal peccato, che è la vera essenza del digiuno che ogni figlio di Dio deve vivere. E così prepara e purifica il proprio cuore e allo stesso tempo ogni offerta d'amore diventa non soltanto un beneficio per la propria anima, ma anche un beneficio per l'intera umanità, in un legame misterioso che unisce i figli di Dio al Padre e che fa sì che ogni atto di amore, ogni rinuncia al peccato abbia, in una maniera straordinaria che Dio conosce, una ricaduta sull'intera collettività, sul mondo intero. Ma il Vangelo ascoltato, letto in questo contesto storico, alla luce di ciò che oggi sta accadendo, rappresenta una finestra sul mondo. Il deserto, le fiere, le belve, gli angeli che servono il Signore. Il deserto, l'aridità dei cuori che prevale nel mondo, che è diffusa a punto tale da portare l'uno contro l'altro e ciascuno a pensare soltanto ai propri interessi. Ecco le belve, le fiere selvatiche, uomini che diventano bestie e di fronte ai propri simili, attratti dal potere, dalla ricchezza, non esitano a puntare il dito, a sbranarli come fiere feroci, come lupi che sbranano gli agnellini, indifesi e innocenti. Ma in tutto questo, ecco quest'isola d'amore, quest'isola bianca, la culla di Dio, voluta dal cielo per infinito amore verso l'umanità. Questo luogo scelto dal Padre, che unisce il cielo alla terra, dove gli angeli del cielo si uniscono agli angeli della terra che vogliono servire il Signore e vivere l'amore. Come non pensare a ciò che è stato descritto nel libro della Rivelazione, l'Apocalisse, al capitolo 12 di essa. La donna vestita di sole che partorisce il bambino destinato a regnare. La donna, Maria, la sposa dello Spirito Santo, colei che per opera dello Spirito Santo genera spiritualmente Gesù nei cuori. Ecco l'azione dello Spirito che attraverso Maria, per amore di Maria, invia nuovamente suo figlio qui su questa terra affinché il bimbo divino possa regnare in ogni cuore e condurre
tutti i cuori adoranti Dio e i cuori armati di buona volontà, desiderosi di pace, a vivere il regno di pace e d'amore. Ma ecco la battaglia tra il bene e il male, tra il nemico di Dio e il Signore. Da un lato il drago con la sua schiera e dall'altro lato San Michele Arcangelo con i suoi angeli, in una battaglia che fa sì che il nemico venga scaraventato dal cielo sulla terra. Nulla può contro i figli di Dio che hanno trovato rifugio nel luogo sicuro, così come è scritto: la donna nel deserto fugge nel luogo sicuro preparato per ella. Nel deserto di questo mondo, ecco il rifugio, questa culla, questa chiesa. La donna chiesa, la donna che rappresenta Maria, ma che rappresenta anche la chiesa di Cristo, sposa di Cristo, la sua chiesa, voluta dal Padre per accogliere tutti coloro che vogliono vivere l'essenza della cristianità e per accogliere tutti coloro che fuggiranno da Babilonia. Fugge, quel fugge ci porta a tanti fuggiaschi che di fronte alla menzogna, agli obbrobi, saranno attratti dalla luce che si manifesta in questo luogo e accorreranno nel cuore dell'isola bianca per poter vivere l'amore di Cristo. Ecco l'oasi, il rifugio. Nulla ha potuto e nulla può e potrà il nemico contro i figli di Dio che hanno unito la propria vita, il proprio sacrificio al sangue dell'agnello e per questo nell'agnello sono e saranno vittoriosi. Ecco che il nemico si scaglia contro l'umanità, anche contro tanti che si professano cristiani, seducendo i cuori e portandoli a covare odio, a fomentare guerre e distruzione. Mi ha colpito ciò che ultimamente ha detto Liliana Segre, ebrea, sopravvissuta agli orrori di Auschwitz, in un discorso pubblico, quando ha affermato pubblicamente: non avremmo immaginato di sentire così vicino a noi il rombo dei cannoni, case distrutte, le persone che piangono e muoiono. E poi ha aggiunto: io ho pensato ai quattro cavalieri dell'Apocalisse, perché cosa ci manca ancora? La pandemia l'abbiamo avuta, la guerra, l'odio, la morte, la fame. In questo contesto tanti si chiedono: Dio, dove sei? Dio, perché tutto questo? Non è Dio che manda la guerra, che manda la distruzione del genere umano. No, è la cattiveria dell'uomo che non vuole accogliere la voce di Dio, ma che ascolta altre voci. Ascolta la voce del nemico di Dio. Il Padre aveva posto i suoi quattro angeli ai quattro angoli della terra, dicendo loro: impedite che i venti possano abbattersi sul mondo e sull'umanità, affinché io possa imprimere il mio sigillo, il sigillo del Dio vivente, nei cuori. Alcuni lo hanno accolto, il sigillo del Dio vivente, che è Cristo amore, il suo sigillo, Cristo Salvatore, ma tanti non hanno voluto accogliere il segno dell'amore fatto persona, la misericordia di Dio, e si sono fatti segnare da altri segni,
ascoltando un'altra voce, non hanno accolto la verità, ma hanno preferito seguire la strada della menzogna. Ed ecco che l'afflizione si contrappone alla gioia di Cristo, la guerra si contrappone alla pace di Cristo, l'ipocrisia si contrappone alla sincerità di Cristo, l'odio si contrappone all'amore di Cristo. Ma in Cristo si vince e si vincerà. Nessuna paura per i figli che volgono lo sguardo del proprio cuore a Cristo, a cui i cristiani, i figli di Dio, attingono la forza e l'amore per poter portare ovunque il profumo di Dio e far sì che in tanti cuori possa regnare la pace. In Cristo si vince e si vincerà. È per questo che dico a tutti i cristiani, a coloro che si professano cristiani, indipendentemente dalla loro credenza, se ortodossa, protestante, ma per il solo fatto che si reputano cristiani, dico soprattutto a coloro che rivestono ruoli di potere e di responsabilità, imbracciate, innalzate la spada della parola per poter nel dialogo trovare la giusta comprensione e soluzione ad ogni cosa. Voi che vi dite cristiani, guardate a Cristo per attingere da Cristo l'amore e far circolare l'amore che deve spegnere ogni fiamma che viene dal nemico di Dio. E a tutti dico, alzate lo sguardo verso la colonna di luce che si innalza da questa culla, che come ha detto Gesù è e sarà l'unico faro di riconoscimento dell'amore di Dio, che si creda o non si creda. Questo è ciò che il Signore ha rivelato alla sua fanciulla. Qui, in quest'oasi d'amore, è difesa e sarà difesa la purezza della fede, il valore della famiglia, il valore della vita, della pari dignità. Qui la genuinità e la forza dei giovani angeli di Dio è presente, si manifesta e si manifesterà per portare il profumo di Dio in un mondo senza Dio, per andare contro corrente e portare la freschezza, la gioia, la bellezza di appartenere, di vivere Dio e l'amore fatto persona, per portare a tutti l'ebbrezza della vera letizia che proviene dal cielo, andando contro corrente, contro un mondo devoto al peccato, devoto a tutto ciò che nel mondo attrae, alla lussuria, al potere, alla ricchezza. Ecco, quei giovani angeli nel fisico e nel cuore, e porteranno il risveglio a tanti cuori. Da questa culla partirà il riscatto. Per questo a tutti dico, ritornate all'amore, sappiate riconoscere la nuova Gerusalemme, sappiate porgere il vostro sguardo su questo piccolo luogo, per tanti insignificante, nel deserto del mondo, però oasi dell'amore di Dio, dove il Signore accoglierà tutti
e darà il suo pane a coloro che hanno fame e darà la sua acqua a coloro che hanno sete, sfamando e abbeverando tutti i bisognosi. Il Tempio di Dio è qui, su questo monte. Il tempo si compie, il regno di Dio è. Se volete la pace, cercate il principe della pace che nella nuova Gerusalemme accoglierà tutti i suoi figli. Qui, in questa culla voluta dal Padre, dove ogni promessa sarà portata a compimento. Ed ecco che le parole degli antichi profeti si realizzeranno. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, la pantera si sdraerà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. Il bimbo divino, Gesù bambino, non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la saggezza del Signore riempirà il paese come le acque ricoprono il mare. E il regno di pace sarà in eterno. E così sia.